iniziata la finale che assegnerà la 39esima Coppa Italia maschile della pallamano italiana. E va in scavalcamento la palla dentro per il gol, il primo della partita che fa esplodere il pubblico veronese. Cagnete dall'altro lato, tocca con le Luori, segna. Trattarsi di Coelho che va dentro, sopra la testa di Mate Volarevic. E Lucas Striker una finta e poi al secondo a fondo trova il gol. Ma ha tirato fuori dal cilindro un bel coniglio bianco. Attacco del possibile vantaggio, Milovic sul palo, la ribattuta è roba sua, Volarevic! Ma che parata è di Volarevic! Per Coelho, sotto passivo, va dentro Wolf, la girella, gol da capogiro di Tobias Wolf. Sul meno uno, Starcevic in elevazione, saltano gli equilibri difensivi e la partita torna a rinfiammarsi. Che prova a liberarsi della marcatura, poi il sottomano segna ancora Paolo Vinicius De Oliveira, ottavo sigil, sempre due pivot, sempre 7 contro 6, la palla in volo, arriva Coelho, uno contro uno, Cagnete sul passo, il tiro, secondo palo, rete di Thomas Cagnete, la palla per Starcevic che va in elevazione, Coelho a spazio, dentro per Tommaso Romei che non sbaglia. Parità 25-25, torna in equilibrio il derby d'Alto Adige. Sontacchi richiamato in causa questa volta. Gersgrasser, la palla per Starcevic, fino in fondo Starcevic, la congela Mate Volarevic, la blocca a due mani. Vince il Brixen, la quarta Coppa Italia nella storia del Brixen, che vince il derby d'Alto Adige in finale al play-off di Riccione 26-25.